anche per la sintesi, ma ha dato una serie di spunti sui quali io chiedo magari il commento e chiaramente l'aggiunta del sottosegretario Guido Improta, sottosegretario alle infrastrutture, al quale non sarà sfuggito chiaramente la chiamata arrivata dai relatori alla collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni, non ultimo il passaggio della dottoressa Brogi che ha detto benissimo i piani locali, ma servirebbe anche magari una piattaforma nazionale di coordinamento. Sottosegretario. Ma io devo dire che momento peggiore per prendere la parola non lo potevo avere, perché vista la qualità degli interventi. Ma del resto non poteva essere altrimenti, e quando Marcello Pigliacelli mi ha proposto questo convegno, ho pensato tra me e me, ancora una volta ci ha visto giusto, perché poi bisogna essere visionari, bisogna essere lungimiranti, e un complimento va anche ovviamente all'amministrazione provinciale, che ha promosso questa riflessione, che non è uno slogan. Io ho preparato un intervento che penso che vada esattamente a rispondere ai temi che sono stati sollevati e a quello che lei mi proponeva. Dicevo, smart, si è capito dagli interventi che avete ascoltato fino adesso, non è uno slogan, ma la concreta possibilità di una migliore qualità della vita in spazi urbani che ci aiutino a realizzare i nostri progetti di vita e di lavoro invece di ostacolarli con crescenti, caotiche, complessità. Tutti noi sperimentiamo ogni giorno quanto le condizioni di vita in una città, piccola o grande che sia, dipendono da fattori non solo hard, quindi le infrastrutture fisiche, ma soft, ossia inerenti al capitale sociale, a fattori ambientali, lo ricordava prima Venia, a livello culturale. Sono parametri difficilmente misurabili con il prodotto interno lordo, ma che condizionano quotidianamente in modo significativo anche da un punto di vista socio-sanitario, ad esempio. Partiamo dalla definizione. A mio parere una città smart è uno spazio urbano ben diretto da una politica lungimirante, che affronta la sfida che la globalizzazione e la crisi economica pongono in termini di competitività e di sviluppo sostenibile, con un'attenzione particolare alla coesione sociale, alla diffusione e disponibilità della conoscenza, alla creatività, alla libertà, alla mobilità effettivamente fruibile, alla qualità dell'ambiente naturale e culturale. La crisi sta comportando per tutti i territori un ripensamento della pianificazione urbanistica ed una difficile riflessione strategica sullo sviluppo dei territori. Se questo è vero, sono convinto che senza uno sviluppo intelligente delle città la crisi non si supera, perché la costruzione di un paese moderno, innovativo ed inclusivo non può che passare attraverso una dimensione urbana fatta a misura d'uomo, perché è nelle città che si sperimentano nuove convivenze e nelle città che si immagina il futuro. Dal mio punto di vista, le smart cities possono essere identificate e misurate lungo almeno cinque dimensioni principali. Una dimensione ambientale. Una città smart promuove uno sviluppo sostenibile che ha come paradigmi la riduzione dell'ammontare dei rifiuti, la differenziazione della loro raccolta, la loro valorizzazione economica, la riduzione drastica delle emissioni di gas serra tramite la limitazione del traffico privato, l'ottimizzazione delle emissioni industriali, la razionalizzazione dell'edilizia, così da abbattere l'impatto del riscaldamento e della climatizzazione, la razionalizzazione dell'illuminazione pubblica, la promozione, protezione e gestione del verde urbano, lo sviluppo urbanistico basato sul risparmio di suolo, la bonifica delle aree dismesse. Dal punto di vista turistico e culturale, una città smart promuove la propria immagine turistica con una presenza intelligente sul web, virtualizza il proprio patrimonio culturale e le proprie tradizioni e le restituisce in rete come bene comune per i propri cittadini e i propri visitatori. Usa tecniche avanzate per creare percorsi e mappature tematiche della città e per renderle facilmente fruibili. Promuove un'offerta coordinata e intelligente della propria offerta turistica in internet e offre ai turisti un facile accesso alla rete e dei servizi online in linea con le loro esigenze. Una città smart dal punto di vista della conoscenza e della tolleranza è un luogo di apprendimento continuo che promuove percorsi formativi profilati sulle necessità di ciascuno. Una città smart offre un ambiente adeguato alla creatività e la promuove incentivando l'innovazione e l'sperimentazione nell'arte, nella cultura, nello spettacolo. Si percepisce e si rappresenta come un laboratorio di nuove idee, privilegia la costruzione di una rete di reti non gerarchica ma inclusiva, in cui i vari portatori di interesse e le loro comunità possono avere cittadinanza e voce. Sviluppa alleanze con le università, ma anche con le agenzie formative informali, dà spazio alla libera conoscenza e privilegia tutte le forme in cui il sapere è diffuso.
Una città smart da un punto di vista urbanistico ha una visione strategica del proprio sviluppo e sa definire in base a questa scelte e linee d'azione. Considera centrale la manutenzione del suo patrimonio immobiliare e la sua efficiente gestione. Usa tecnologie avanzate per questo obiettivo. Fonda la propria crescita sul rispetto della sua storia e della sua identità e privilegia in questo senso il riuso e la valorizzazione dell'esistente in un rinnovamento che si basa sulla conservazione. Nel suo sviluppo fisico crea le condizioni per promuovere la coesione e l'inclusione sociale ed elimina le barriere che ne impediscono la sua completa accessibilità per tutti i cittadini. Dal punto di vista infine della mobilità, una città smart è una città in cui gli spostamenti sono agevoli, che garantisce una buona disponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile, che promuove l'uso dei mezzi a basso impatto ecologico come la bicicletta, che regolamenta l'accesso ai centri storici privilegiandone la vivibilità. Una città smart adotta soluzioni avanzate di mobility management e di infomobilità per gestire gli spostamenti quotidiani dei cittadini e gli scambi con le aree limitrofe. Ma quali sono gli agenti, i fattori che possono indurre una comunità degli amministratori a ripensare lo status quo e a sviluppare un modello smart? Almeno tre. La pressione demografica e i fenomeni di congestione urbana, quindi razionalizzare l'esistente. Il ciclo economico, sia positivo che negativo, che stressa occupazione, benessere e risorse disponibili. Terzo fattore, il livello di competitività nell'attrarre turisti, investitori, lo ricordava prima il professor Caroli nel suo intervento, talenti e competenze. Nell'esercitare le mie funzioni di sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ho espressamente chiesto di potermi occupare di due dei temi precedentemente descritti, le trasformazioni urbane e i trasporti. Perché a mio avviso si riesce a superare questa fase di grande crisi internazionale solo se saremo in grado di pianificare la nascita e la crescita di una nuova industria nazionale con positivi effetti su creazione e sviluppo di competenze e tecnologie nazionali. E qui devo integrare, nel senso che sono stati citati i finanziamenti messi a disposizione del MIUR, del Ministero della Coesione Territoriale, ma ci sono anche 180 milioni di euro nel programma Industria 2015, varato nel 2006 dal Governo Prodi, e nell'ambito del PON Rete e Mobilità sono a disposizione dei sistemi di regolamentazione del traffico digitale 82 milioni di euro. Gli altri positivi effetti sono la riduzione conseguente della necessità di import di tali tecnologie e competenze. Pensiamo a tutta la filiera del fotovoltaico che ha beneficiato fondamentalmente industrie dell'estremo oriente, soprattutto coreani, ma che non sono, nonostante il grandissimo peso economico sulla bolletta energetica delle nostre famiglie, non ha creato una filiera tecnologica in Italia. Potenziare export di competenze e prodotti all'estero, conseguente creazione di posti di lavoro ed effetto benefico sul PIL. Alcune riflessioni su trasformazioni urbane e mobilità. Le città rappresentano il 70% dei consumi di energia primaria e l'80% delle emissioni CO2. Proprio per questo stiamo lavorando per proporre alle regioni di incentivare la creazione di ecoquartieri che fungano da laboratori per lo sviluppo delle competenze e delle tecnologie. Lo schema incentivante a cui stiamo pensando deve riguardare sia gli eco-building sia il retrofit degli edifici esistenti e si pone come obiettivo di favorire la riduzione dei consumi energetici, la riduzione dei consumi del territorio, la riduzione delle emissioni di inquinanti, lo sviluppo economico del settore, l'accesso alla prima casa alle fasce deboli e alle famiglie, con la previsione di quote di edilizia convenzionata e con l'introduzione di mutui a tasso zero. La differenziazione dello schema incentivante dovrà essere basata su tipologia di intervento, destinazione dell'edificio e le caratteristiche del destinatario. Per quanto riguarda la mobilità, nell'ambito urbano, dove si concentrano a livello europeo il 70% della popolazione e l'85% del PIL complessivo, il nostro Paese sconta costi enormi legati alla congestione, che solo in Italia vale 9 miliardi di euro. Tre sono le attività in questo momento attive nell'ambito della mobilità sostenibile. A livello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il recepimento della normativa ITS e la definizione del piano ITS nazionale per dare alle varie esperienze puntiformi sul territorio un quadro nazionale, un respiro pluriennale e quindi offrire alle aziende un orizzonte temporale ed una visione di mercato in grado di permettere investimenti in ricerca e innovazione. Secondo, la razionalizzazione delle piattaforme logistiche nazionali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie per l'identificazione, la tracciabilità e la georeferenziazione, in modo da creare una rete solida di nodi smart logistici sul territorio ed aumentare l'efficienza del sistema Italia.
Terzo, un tavolo di lavoro congiunto con ANCI, UPI e il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio per definire una serie di azioni normative e progettuali riguardanti vari ambiti della mobilità cittadina. Quello di cui avete sentito parlare oggi e gli elementi programmatici che vi ho sommariamente descritto spero vi convincano che non stiamo parlando di un modello di sviluppo astratto, di una tendenza culturale e mediatica del momento, ma di una priorità che nasce dalla consapevolezza che ormai crescita vuol dire saper far convivere, interagire e sviluppare più funzioni, più sensibilità, più matrici. Ovviamente l'approccio può variare in funzione della scala, nel vostro territorio la dimensione provinciale mi sembra assolutamente opportuna. Può essere orientato più su certi parametri piuttosto che altri, qualità della vita, sicurezza, salute, consumo del territorio, assistenza alla terza età, e deve tener conto del grado di coinvolgimento della comunità di riferimento, che si misura rispetto al grado di partecipazione, di identità. Il coinvolgimento sin da subito delle scuole è un altro punto di forza della vostra riflessione. Sicuramente necessiterà di una disponibilità diversa da parte di tutti a mettersi in gioco, a cedere anche quota della propria libertà o privacy. Farsi montare una scatola a bordo della propria auto dà certamente conto dei propri spostamenti H24, ma consente di risparmiare sulla polizza assicurativa, invia dati ad una centrale che monitora e gestisce i flussi informativi restituendo indicazioni sul percorso da seguire o sulla tipologia di soccorso da inviare in caso di imprevisti o incidenti. Oggi, grazie all'amministrazione provinciale e a Ciociaria Sviluppo, abbiamo visto il futuro, che accadrà domani e non tra 20 anni, dipende da tutti noi. Vi ringrazio. Grazie al sottosegretario Guido Improta. A questo punto io...